Direi che ha vinto il sì sul commentary durante i video di Yo-Kai Watch Puni Puni, quindi eccoci qua. Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati su Yo-Kai Watch Puni Puni. Tornare a fare i commentary su Yo-Kai Watch Puni Puni non mi dispiace affatto, e l'evento oramai, come vedete, già è bello e che giocato, ma non ho ancora slottato. Mi sono fatto tutti i livelli tranne il livello segreto che devo prendere Negasus, o meglio Malvallo. Che si trova al livello 41 e poi devo sconfiggere con Malvallo il livello 40 e poi si apre il livello segreto, che chiavica. Ma direi di non perdere tempo e di fare qualche slottata. Mi avvalgo di un sito chiamato Yo-Kai Watch in Spagna per vedere quali yokai possono capitarmi durante questo fantastico e profumatissimo sterco di evento. Ovviamente per lo yokai che dà più punti bisogna prendere lo ZZ, mentre c'è un altro yokai che dà anche più punti. Ed è quello che si prende una volta superati i 35 livelli del portale bizzarro. Sarebbe Dino Struggo dell'esercito di Enma, però rosso praticamente. E però, insomma, ci sono altri yokai che danno buff e debuff al boss Fukuro, che è dell'esercito di Kaira. Comunque, andiamo a fare un po' di slottate, che dite? I punti sono quello che sono, ne ho spesi più di 4.000 nello scorso evento per comprare appunto un po' di bevande energetiche per l'evento. Mamma mia, neanche una d'oro. Però non significa nulla, eh. Dicevo, ho comprato. Iniziamo bene. Ho comprato appunto questi drink energetici per giocare alla fionda. E ho comprato anche Run, che serviva per il livello del boss più forte. Oh, non abbiamo lo Z. O lo ZZ, abbiamo due ZZ che si prende uno appunto con la Expendekaide.Y, praticamente quella che ti fa spendere i punti. E ragazzi, e siamo già a due. Adoro fare questo genere di video quando poi non esce nulla e vorrei urlare al mondo. E dai, no, no, però, no, però, Whisper, che mi combini. Ah, li ho maxati i due farabutti. Anzi, l'unico farabutto. Io dico, vabbè, sai che c'è? Dato che in questo evento non si farma, non ne spendo molti. Mi sto ricredendo. Ma proprio oggi deve andare male? Certo, le altre volte pure non è che. Ancora! Ma. Va bene. Io arrivo a 200.000, poi mi fermo, qualsiasi cosa succeda. Non è che posso spendere i punti, mica sono Rockefeller. Perché sì, li farmi con il puntatore automatico, sì, ma ragazzi, qualche volta mi si pianta. Oh, cosa fai tu? Più danno a Dino Struggo, bravo. E ne sono capitati due, insomma, per compensare prima, perché prima non è uscito niente, bravo tu. Bravo. Dicevo, no, si farmano con il puntatore automatico, però ragazzi, mi si bloccava a volte. L'ho lasciato per una volta, mi è durato 26 ore, le ho contate. Vabbè, non è che è difficile contare da quando lo metti a quando passano un tot di ore. E poi si è piantato per 3 volte di fila, si è piantato e non ripartiva. Abbiamo Candiglia, che non è di questo evento, proprio neanche per sbaglio. Non dico che mi deve capitare Fukuro o Dokketsu, però, insomma, uno di quei due. Oh, uno. Ah, però anche stavolta, insomma, Korewa Masaka, però. Infatti, questo è impossibile, esattamente. Ma uno squillettino di trombe per trovare lo ZZ ci fa schifo, Whisper, ci fa schifo. Sono sicuro che stanno facendo del loro meglio. Ma due slottate così da una me la faccio. Tanto per appunto arrivare a 200.000 e via. Giunia, ovviamente. Uno schifo totale. Ah! Stavo per dire. Oh, le trombe! Questo ce l'ho già, mi pare. Sì, infatti, fa schifo. Non è neanche di questo evento, ma. Ci sarebbe anche un rango SS che si trova appunto qui nello shop dei punti che ti aiuta ad avere più danno e riceverne meno dagli yokai della mappa. Quindi non dell'evento, ma nella mappa dell'evento. Però contro Dino Struggo e contro il Mega Boss, insomma.
capite che è un po' così. Che vi devo dire? Uno schifo. Sono molto contento di essere tornato a fare i commentary di Yo-Kai Watch Puni Puni con delle slottate che profumano di merda. Comunque, ragazzi, che altro vi devo dire? Niente, il video finisce qui. Non ho nient'altro da dire. Sono molto, molto contento delle slottate. Forza e coraggio. L'unica vera consolazione è il Tripla S qui. Magari arrivo al livello 35 di Dino Strungo, poi posso fare un pelo in più di punti, magari. Speriamo.